lascio la parola a Rione dell'Arte, Rione Verde! Figlio mio, quello che devo dirti è roba dura. Sono colpevole. Colpevole. Ma che è successo? Chi è morto? Sembra due carabinieri. Sì, li hanno ammazzati vicino alla piazza, la strada che va a Seano. No, uno gli è morto, l'altro gli è ferito. Ma che? Sono morti tutti e due. Dice che lo sanno chi gli è stato. Tutti nella piana. Quei braccianti si spaccavano la schiena per poche lire. La terra è bassa, diceva il nonno Rienzo Dampi. La terra è bassa. E guadagno ti andava contro i padroni. Ai marchese Niccolini e Ricci, i conti Contini Monaccossi, la contessa Ferretti di Castelli, Conte Rasponi, e in mezzo ai signorotti come i Verzani. E poi un centinaio di contadini a Mezzadria. Ma a Carmignano c'erano anche i carrai, i fabbri, i voltai, i muratori, gli scalpellini, le trecciaiole, un piccolo universo di gente semplice che un giorno si mise in testa di poter cambiare le cose. Il comune è stato feudo dei padroni e dei notabili.
banche, agrarie, mise anche in cantiere la tassa sui bestiami. Non l'avesse mai fatta. Era il 20 gennaio del 21. 7 giorni dopo la Giunta Nepi tenne l'ultima domanda. Il giorno cruciale fu lunedì 28 marzo del 21. I socialisti, in vista della Pasqua, erano opposti alla benedizione di Palazzo Comunale e tanta gente protestò. Per forza, a camminare la religione è da sempre di molto sentita. Il Nuovo Giornale dice che arrivò in paese anche un gruppo di giovani da San Piero a Punti. Il sindaco parlò di provocatori fascisti, interruppe in tutta fretta il consiglio comunale, fece chiudere gli uffici e ordinò all'usciere di consegnare a fascisti le chiavi. Quando saranno andati via loro, torneremo noi, disse. Da pochi giorni a Carmignano era nata una sezione di fascio e il tesseramento era cominciato. La tensione fra le due parti politiche continuò. Siamo i componenti, la causa sosterremo fino alla morte e lotteremo sempre forte forte finché terremo il nostro sangue in cor. Compagni, avanti il gran partito, noi siamo dei lavoratori, rosso un fiore in petto c'è fiorito. I fascisti li avevano scortato il prete fino al comune per permettergli di benedire le stanze, ma gli animi non si erano ancora placati. Intervennero i carabinieri, il pomeriggio stava tramontando e la calma si era ormai ristabilita, perlomeno in apparenza.